Ciao amici! Ciao! Oggi è il 20 luglio e siamo nel bosco delle Araucarie in Cile, a Coñaripe. C'è la prima neve con la quale possiamo giocare finalmente. E fare pupazzi di neve soprattutto. Sì. Questa è una ruca... siamo sotto una araucaria gigante, come vedete. E questi sono... questo qua è il ramo dell'araucaria. E che l'araucaria viene dalla famiglia delle conifere. Delle conifere come i pini, gli abeti e quelle cose là. E, e il, qual è il suo frutto, Angela? Facci vedere il suo frutto. Il frutto dell'araucaria, ma solamente quella, il maschio non fa il frutto. Però solamente la femmina. Questo è un pignone. È abituata a dirlo in spagnolo, pignones, però sarebbe pinolo in italiano. È un pinolo e alcune volte questo pinolo viene mangiato da alcuni uccellini che per l'inverno lo mangiano, come che qua lo produce la roccaglia. È un albero millenario. Ha una corteccia spessissima, ha una lentissima crescita. E proprio il fatto che abbia una corteccia molto spessa lo protegge da eventuali incendi e giustifica anche il fatto che sia alla base e possa crescere alla base di un vulcano come quello che abbiamo qui di fronte. Noi siamo alla base del Villa Rica, che è il vulcano più attivo del Sud America. E proprio il fatto che abbia questa corteccia molto spessa lo ha protetto dalle varie eruzioni e è un albero sacro per il popolo Mapuche e per questo i suoi frutti vengono mangiati durante tutti i riti che vengono celebrati. Il pignone infatti abbiamo potuto assaggiarlo, provarlo varie volte anche noi, ora si trova anche nei supermercati, però viene comunque raccolto in queste aree e originariamente era il cibo ed è ancora il cibo base della cucina Mapuche. Appunto si può fare il risotto, la zuppa, si può mangiare così semplicemente con delle salsine. Viene come, cosa bisogna fare? Si fa crudo, cucinato. Si fa bollire varie ore, si fa bollire varie ore finché la cascara, adesso ci viene da parlare in spagnolo, diventa morbida e quindi sia facile da aprire. Qualcuno compara? Oddio, mi vengono le parole in spagnolo. Dice che assomiglia alla castagna, però in realtà la castagna è molto più dolce, ecco. Durante il periodo di deforestazione, che purtroppo sta andando ancora avanti, però quest'albero è protetto, non è più permesso tagliarlo, per cui... Che succedeva durante il periodo di deforestazione? Durante il periodo della deforestazione i boscaioli usavano le foglie secche di araucaria, facevano un accumulo e sotto ci mettevano i pignoni. E così cucinavano nel bosco i pignoni. Beh. Bene, amici, questo è quanto da questa araucaria millenaria. Vi salutiamo e spero che un giorno possiate venire anche voi a vedere questa... Siamo nel Araucaria. Parco Nazionale di Villa Rica. Dovevamo dirlo prima. Hasta pronto. Ciao. Villa Rica.